Alla fine non ci sono riuscito, non ce l'ho fatta. Ho iniziato a vederla, c'erano le formazioni, le squadre stavano entrando in campo, era le 5 di mattina, ero appena tornato dal mio compleanno, dal festeggiare il mio compleanno, mi sono messo a letto con DAZN e poi sono crollato. Non ho nemmeno visto il calcio d'inizio, però ragazzi, era le 5 di mattina, era after, stamattina mi sono svegliato, me la sono recuperata. È stato interessante, diciamo così, diciamo la verità, vabbè. Stiamo parlando della classica amichevole estiva, la prima sgambata addirittura per la Juventus, è stato utile per mettere tanti minuti nelle gambe, soprattutto per le rotazioni dei ragazzi, quasi tutti i ragazzi, ovviamente Bonucci, Vlahovic e McKennie che non hanno fatto minuti, insomma loro avranno la possibilità di farli contro Barcellona e Real Madrid. Devo dire la verità, molto più interessante, almeno per quanto mi riguarda, il primo tempo con una formazione anche abbastanza... bella, bella, perché il centrocampo veramente mi è piaciuto sulla carta e si sono viste anche cose interessanti. Ora, ho visto diversi giocatori abbastanza in ritardo di condizione, credo anche dipenda dalla struttura fisica. Per esempio Pogba mi è sembrato come sempre super tecnico, con tantissimi spunti, ma anche abbastanza impreciso, forse dal punto di vista fisico non è ancora al top, al 100%. Fagioli stesso, Fagioli ragazzi è un diamante allo stato grezzo, Fagioli tra l'altro l'uomo che poteva fare un gol incredibile che avrebbe fatto venire giù lo stadio, ha fatto delle giocate di altissima scuola, di altissima classe, alternati magari a degli errori banali, ma sono cose anche scontate, le prime volte che inizia a giocare con la Juventus, quando inizia ad alzare il livello e quando soprattutto viene inserito in una squadra di una categoria differente, è normale poi avere qualcosina in meno, però cioè Fagioli ha toccato delle vette altissime, veramente personalità, anche solo quel tiro, quella velocità di esecuzione è stato incredibile. Poi c'è da pulirlo, è un po' come Vlahovic, quando è arrivato Vlahovic mi dava l'impressione di essere un calciatore incredibile, ma ancora da pulire tecnicamente negli appoggi, negli stop, nei primi controlli. Stessa cosa per Fagioli, più continuità all'interno del gioco, ma le basi sono di altissimo livello, infatti mi dispiacerebbe vederlo partire, sono abbastanza sincero con voi. C'è un giocatore che mi ha impressionato sopra ogni altro che Angel Di Maria, è il Fideo. Ragazzi, il Fideo, libertà completa al Fideo di muoversi a destra, a sinistra, in mezzo, partiva dove gli pareva lui, Allegri gli ha lasciato libertà assoluta, carta bianca, le chiavi non del centrocampo, non dell'attacco della Juventus, in generale. Poteva fare quello che gli pareva. Juventus che viene schierata almeno inizialmente con un 4-3-1-2, almeno sulla carta, per partire. Poi in realtà tante volte si abbassava Locatelli tra due centrali, salì dalla Volpiana, possibilità che avevamo già visto anche l'anno scorso, che era stata presa in considerazione proprio da Massimiliano Allegri. Ogni tanto addirittura si bloccava uno dei due terzini, a volte raramente, ma a volte si è bloccato pure Cuadrado per andare a formare una linea 3 in fase di impostazione, ma soprattutto in fase di non possesso, quindi difendendo, la Juventus attuava il 4-4-2 a centrocampo, cosa che avevamo già visto, ma con la scalata opposta, quindi scendeva addirittura Ken su una linea dei centrocampisti, formava un 4 a centrocampo con Fagioli largo a destra, quindi Ken e Fagioli i due larghi, Locatelli e Pogba in mezzo, Di Maria e Da Graca davanti, Da Graca che poi è stato proprio quello che ha sbloccato il match dell'1-0 dopo un bel colpo di testa di Gatti, tra l'altro Gatti che ha preso il palo, no? Preso il palo Gatti, poi c'è stato il tap-in di Da Graca, tra l'altro Gatti che per la prima volta ha giocato in bianconero, ribadiamolo sempre, un'amichevole estiva non è nemmeno calcio d'agosto, è calcio di fine luglio, quindi è ancora peggio. Però Gatti mi è piaciuto, mi ha dato sensazioni positive anche lui, giocato in una difesa a 4 in cui era l'unico centrale perché l'altro era Danilo adattato a sinistra, quindi Gatti sul centro-destra, Danilo sul centro-sinistra, qualcosa di molto molto particolare. Nel secondo tempo poi c'è stato un cambio totale di formazione, quindi dentro altri 11 calciatori, e il 2-0 è stato trovato da Compagnon che ha fatto veramente un bel gol con una bella finta, abbastanza fortunato perché la deviazione dopo il tiro di Barbieri è stata perfetta per il suo piede, però diciamo che il primo tempo è stato decisamente più adrenalinico per via della qualità infinita che metteva Di Maria all'interno del campo, che
non era praticamente mai stato preso da nessun avversario, c'è stato soltanto un momento in cui sono riusciti effettivamente a fermare Di Maria, e cioè quando l'arbitro poi gli è entrato, praticamente ha dovuto fare un'entrata a gamba tesa su Di Maria, ovviamente per errore, però ha fatto ridere vedere i soccorsi per Di Maria e l'arbitro che andava addosso proprio a Di Maria, gli aveva fatto male al petto, un impatto al petto abbastanza bizzarro da vedere, però sono quelle scene che capitano, e se capitano la prima partita di Maria in bianconero fanno ancora più ridere. E tra l'altro nel finale di partita poi c'è stata un po' di polemica, più che nel finale di partita, almeno io le ho lette nel finale di partita, perché a quanto pare poi Bonucci avrebbe rilasciato delle dichiarazioni su De Ligt dicendo che serviva un po' più di rispetto per la Juventus perché la società aveva investito su di lui e alcune dichiarazioni che aveva fatto in nazionale non erano piaciute e poteva risparmiarsele. Allora, io capisco il principio, discorso alla base è perfetto, il problema è chi le va a dire queste cose, perché è il ruolo del capitano, certo, è giusto che il capitano dica queste cose, indubbiamente, però il capitano stesso della Juventus queste dichiarazioni o comunque delle azioni di questo tipo le ha eseguite lui stesso in passato, ha fatto probabilmente anche peggio di De Ligt. Non è un problema il fatto che Bonucci sia andato al Milan, è una scelta professionale nella carriera di un calciatore, abbiamo già affrontato mille volte questo discorso, ho mantenuto sempre la stessa linea sin da quando ha salutato ed è andato al Milan, l'ho mantenuta al ritorno, la mantengo oggi dopo anni che è tornato alla Juventus. Però credo anche che sia necessario capire che il contesto sì prevede che il capitano debba dire certe cose. Non mi fa impazzire il fatto che le dica Bonucci, devo essere onesto con voi, devo essere sincero, perché mi sembra un po' ipocrita come discorso in fin dei conti. E per concludere, non si tratta di niente legato alla partita, non si tratta di niente legato a Juventus Chivas, squadra divertente, interessante, con lo stadio che era completamente a disposizione del Chivas, tifavano tantissimo, però ieri c'è stato un comunicato della curva sud della Juventus in cui dicono sostanzialmente che quest'anno la curva tornerà sugli spalti, che gli spalti sono mancati, che tornerà fuori la voce e che tante frasi, tante cose sono state dette nei confronti della curva che in realtà non si sono rivelate corrette, ma quest'anno probabilmente quest'anno decisamente torneranno a far cantare tutto lo stadio e a sostenere la squadra. E ne abbiamo bisogno di ogni cosa, perché la prossima stagione deve essere veramente quella del riscatto della Juventus. Dopo due anni così così abbiamo la necessità e la volontà di vedere cose interessanti, magari quelle cose interessanti ce le faranno vedere proprio i nuovi acquisti Di Maria, Pogba e Bremer, che hanno esordito tutti e tre in bianconero, aggiungiamoci Gatti, che comunque è un nuovo acquisto, e magari altri ragazzi dell'Under 23, dato che alla fine l'amichevole è stata decisa proprio da due di loro, e poi dicono che Allegri non fa giocare i giovani, permettetemi la battuta finale, lo volevo dire tantissimo.